I dati dell'INAIL ci indicano che gli infortuni ed i sinistri nel settore pesca hanno numeri elevati se messi in rapporto con il numero degli occupati, 24.000 addetti. A Fano si è discusso questa mattina sulle tematiche inerenti alla sicurezza degli operatori in ambito marittimo per inquadrare le variegate problematiche legate al lavoro dei pescatori e quanto queste siano integrate ad esigenze di continuità e di incremento delle attività di impresa. Abbiamo troppi incidenti. Le motivazioni sono svariate: errate progettazioni delle navi, eccessiva sicurezza, abitudini consolidate a lavorare in un certo modo, non più coerenti con quelli che sono i nuovi metodi di produzione che hanno cambiato rispetto alla pesca tradizionale. Occorre lavorare e impegnarsi su questo. La legge sugli infortuni sul lavoro e il DL 81 ancora non viene applicato interamente come in altri settori a quello marittimo, ma occorre, oltre che sulla formazione, fare un investimento culturale. E in questo senso sono impegnati i rappresentanti di categoria. È chiaro che occorre comunque far fare un salto proprio culturale, in maniera anche, come posso dire, univoca con l'armatore e il pescatore, perché sostanzialmente lavorare in sicurezza significa produrre sicurezza dal mare e produrre sostanzialmente anche certezza di reddito. Un anello importante su questo fronte sono gli organi di vigilanza, che assolvono un duplice compito, sia nel far rispettare le norme, sia nella tutela dei consumatori. L'attività di controllo che viene effettuato da tutte le autorità marittime ha una funzione di assoluta importanza, soprattutto sia nei periodi particolari, come può essere il periodo nell'imminenza delle festività natalizie, per assicurare ai consumatori che sulle tavole giunga un prodotto appunto verificato e controllato in aderenza alle normative nazionali, europee e comunitarie, e nello stesso tempo tutelare il comparto pesca, che rappresenta una parte importante di tutto il cluster produttivo nazionale. A Fano però va registrato un dato in positivo rispetto al panorama nazionale sul settore sicurezza nel settore della pesca. Non dico che Fano sia un fiore all'occhiello, ma quasi, diciamo, è una delle marinerie all'avanguardia sulla sicurezza. Non a caso negli ultimi 15 anni non abbiamo mai avuto grandi problemi, non abbiamo avuto grandi infortuni, e questo denota che la sicurezza viene applicata in maniera corretta e coerente con le norme.